Cari amici, ci tenevo a fare questo video per ringraziare ancora una volta Daniele Massimo e tutto lo staff di Camerino del Premio Urbani per aver organizzato la 28ª edizione di quella che è ormai una delle realtà più consolidate all'interno del panorama jazzistico in italiano. Una vetrina, un punto di incontro, di condivisione, di crescita, un'opportunità per ragazzi e ragazze di potersi, diciamo, affacciare in qualche modo al mondo del jazz e di fare un'esperienza molto formativa. Sono stato felice di essere lì, di aver presieduto la giuria di questa edizione. Per me tornare al Premio Urbani è sempre motivo di grande gioia, perché significa in qualche modo tornare a casa. Io ho partecipato al premio nel 2001, lì ho conosciuto Paolo Piangerelli, che è stata una figura essenziale nel mio percorso artistico, perché grazie a lui, poi ho fatto tante altre esperienze, ho conosciuto Marsalis e da lì la mia carriera è praticamente decollata. Quindi sono sempre molto grato a Paolo, sempre felice di poter dare il mio contributo all'interno di questo evento, e soprattutto in memoria di uno dei più grandi sassofonisti italiani, che è appunto Massimo Urbani. Ci tengo a fare i complimenti a tutti i concorrenti. Decretare il vincitore non è mai cosa semplice perché ovviamente ognuno di noi esprime il proprio modo di essere, la propria personalità artistica, e sul palco si sono alternate diverse personalità, diversi approcci, diversi modi di interpretare gli standard jazz. Tuttavia la cosa che mi ha fatto piacere e che ho potuto constatare è la voglia, diciamo, tra tutti i concorrenti di vivere questa esperienza con naturalezza e spontaneità, cercando di trarre il meglio da questa opportunità. Complimenti a tutti, evviva Paolo Piangerelli, evviva Massimo Urbani, evviva il jazz. A prestissimo!